Abbiamo dei problemi tecnici legati a Abbiamo due detto che dispositivi mettevamo su, fondamentali. quel quadretto di Adesso appendiamo. quella Allora, abbiamo faccia. tre problemi. Il primo è che bisogna appendere il quadretto. Il secondo è questo maledetto 501. Allora, potete sapere che un giorno qui la televisione ha smesso di funzionare. E il problema era l'antenna che sul primo Non non funziona prendeva più. più e quindi faceva un po' grattare il segnale. Allora io ho detto alla nonna di mettere 501, che è quello in bassa definizione, e comunque si vede da quel giorno per circa 2 mesi. Non è mai stato cambiato canale Non per la paura di funziona. non raggiungere mai più il suddetto canale. Perché poi un giorno abbiamo provato a spremere 501, e ragazzi, non è facile. Cioè, per una certa manualità, premere 501 così veloce non è banale. Io devo Cioè, ci vorrebbero dei sistemi No, ma che tu dici. adesso 500 loro faccio, li tengo lì, faccio subito Ma 500 non e... è. Cioè, uno dovrebbe avere il tempo 501. Mannaggia, Forse le televisioni vanno un po' troppo veloci per i nostri. per le vecchiette come me, Ma la televisione per le ancora, nonne. ancora ce l'abbiamo sotto controllo. Un dispositivo che a oggi non abbiamo ancora in pieno potere è questo. Sto telefonino, mannaggia. Signori, la metà delle mie telefonate che ricevo sono: Davide, c'è su una cosa, vieni a vedere il mio telefonino. Mi hai Perché non voglio chiamato? imparare, perché sennò è facile, si Perché è può imparare. facile, basterebbe schiacciare il Basta schiacciare i verde, il numeri. destro, il sinistro, e qui ci sono le chiamate perse, effettuate e ricevute. Ma sulle chiamate ancora, perché non è che ti chiama così tanta gente, è No. una di quelle 5 persone, o io, o Fabio, papà. Il problema sono i messaggi. Arriva un messaggio che tra l'altro viene solitamente visto come il messaggio più importante del mondo, e appena esce: Davide, vieni a leggermi il messaggio. Qualsiasi cosa io sto facendo, quel messaggio ha la priorità. Che poi sono solitamente: Sempre eh solite. sì, messaggi, il tuo piano si deve rinnovare, hai rinnovato il tuo piano, sono sempre questi due. Oppure ti ho chiamato ma non funzionava. Quindi adesso faremo un corso, una lezione Deve universitaria per imparare la nonna. la nonna, per diventare. Ma la nonna ciambollo che non sa come mai l'ha fatto. Non so dove ho Si picchiato. vede che Non non ha. mi sembra di aver picchiato, eppure è saltato fuori una cosa qui. Vedete? Mamma, sta migliorando. Sta Ci stai mettendo la migliorando. pomatina? La pomata? No, perché non so quale. Ne ho troppe di pomate adesso, non so quale Perfetto. usare. Eh sì, allora se sbaglio è peggio. Niente, acqua fresca, Acqua acqua fresca fresca. metti? Io Sì, io mi lavo con l'acqua fresca. non so se fa andare via il bollo. Che metodo è l'acqua fresca? è metodo vecchio, sì. Comunque, buone notizie. Sì. Inizia a riprendere ordine. Diciamo che in alcuni angoli della casa sta tornando. Io ricevo, si vede. Sono contento e fiero della mia nonna che si sta Ieri mettendo c'era all'opera. tante nonne, tanti nipoti che hanno portato, solo tre però hanno detto di portare, sì ma ce ne sono tanti che uno di 90 anni, quasi, no, lei ci ha detto 91, lui ci ha detto 94 mesi, ci ha spiegato bene Eh beh, 94 8 mesi. mesi, e ha ballato il tic-tac, poi ha messo anche le mani per terra, io non so che, poi non aveva una ruga, non aveva una ruga, No, ma sulla quelli che... televisione magari ti truccano un po', sì, te la tolgono, si È vede prima, possibile che c'è la tutte luce. quelli che sono avanti di età non hanno le rughe perché hanno un sistema immunitario diverso da noi. Io ho 1000 rughe, mannaggia, ma che fai? Quindi curiamo i bolli con l'acqua fredda e non Guarda sto temete. bollo, ma dove ho picchiato? Non mi ricordo. Se vi esce qualche ruga, poi sparirà. Arrivate a 90 anni e poi vanno via. E quindi uno ballava il tic-tac. Uno ballava il tic-tac, l'altro ha fatto tante costruzioni, ma quello lì non l'hanno premiato. Invece io avrei premiato anche lui, ma ha fatto tante, ma tante di quelle cose le ha messe là sul tavolo, tutte esposte, cestini, mobili,
poi ha fatto una torre che non mi ricordo più da dove, ma fatta veramente... Ma le ha fatte vedere o le ha fatte lui? Sì, sì, no, le ha fatte vedere che le ha fatte lui, poi se non le ha fatte lui o no, non lo so. E poi invece è venuta fuori una signora, ha detto che era la più elegante di tutte le donne. Sì, era una signora un po' elegante, però cosa ha fatto? Ha fatto solo l'eleganza, anch'io non l'avrei premiata, anch'io. Quale ha vinto? Quella del tip tap? Quella del tip tap 90 anni, perché ha ballato veramente bene e poi ha toccato anche con le mani per terra, si è abbassato, si è alzato come un... Mamma mia, 90 anni. Era come... Comunque non è che ha proprio messo in ordine, cioè ha nascosto più cose possibili. Perché adesso le ho viste, però quello che ballava il tip tap era sicuramente, ma poi tornava su dritto o era già un sì, po'? Sì. No, era diritto, 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 quello lì non aveva mai lavorato, ha detto che ha fatto un mestiere. Ma non è che tutti quelli che lavorano hanno la schiena spezzata, non ha mai lavorato nei campi. Ecco, se tu lavori nei campi... Che... Vabbè, Siro non aveva la schiena piegata, era un bell'omone dritto. Sì, questo sì, sì, quindi c'è anche chi ha lavorato nei campi, non dire che non ha mai lavorato, sta male. Non ho lavorato tanto, poi magari anche quel signore ha fatto il maestro di tip tap per anni. No, ha fatto il carrozziere che faceva il lavoro leggero. Il carrozziere è uno con tante ore. No, ma dei pezzi, lui faceva dei pezzi, mi sembra, non ho capito bene perché mica sempre sono lì addosso alla televisione, io mi sposto. Metti in ordine, pulisci. Fai cose. Oggi brasato. Oggi brasato. Sì. Brasato, ma senza la mia supervisione, quindi sarà un brasato fatto senza vino, senza condimenti. Cioè, se tu mi obbli non usare olio, non usare burro, e allora cosa devo mettere dentro? Il vino. Il vino non mi va, non mi va, non mi va. Io non bevo mai vino, mai. No, cipolle c'è dentro. Cipolle, sedano, cipolle, carote. Ho lasciato di una cipolla che... Eh? Ho lasciato una cipolla che prendeva la luce, non so come. Sono andato a riprenderla ieri, aveva tipo, sai che escono? Sì. Tipo sì. Un metro e mezzo di... Era viva, non l'ho buttata. No, non l'ho buttata. L'ho scoperticata. No, ma sono buone anche se ma sono... Ma infatti l'ho mangiata lo stesso. Anche se sono... Ieri ho fatto finocchio, ma non bollito e non in padella. Se tu lo fai, ho fatto soffritto, quindi sedano, carote e cipolle. Poi ci ho messo il finocchio tagliato grande che si è scottato 2 minuti. Poi ci ho messo un goccio d'acqua. Come fare il risotto? Continuavo a mettere l'acqua e il coperchio. E così bolliva, ma comunque toccava la pentola. Ma sai com'è diventato morbido? Certo. E le carote le ho lasciate tagliate larghe. Buonissimo. Buonissimo. Poi visto che avevo mangiato troppo a pranzo. Ma sì. Una cena super dietetica. Beh. Poi sono andato al bar e l'Inter non ha vinto. L'Inter non ha vinto? Non può mica sempre stava vincere. Stava vincendo 2-1 contro il Monza. E poi ha fatto, non so che cosa ha combinato. Aveva posto. No, posto no. Ha fatto un po' una stupidaggine. E all'ultimo minuto la ciappalla. Ma non possono sempre vincere, Ma no, però ogni tanto. Le altre non giocano più. Neanche proprio così. Una volta te, una volta me, una volta me, una volta te, ta. L'Epifania ha portato via tutte le feste, questo è un guaio. Uma sbagliata. Perché ieri non siamo andati a prendere il sedo, no? E oggi piove. Piove adesso, no. Sì, stava piovendo. E là là. Pioveva. Ma come mai è rimasto bello quel sedo nel giardino? E ho visto che fanno 40 gradi ancora. Sì, perché fiorisce tutto, fiorisce. Ho visto che anche il biancospino è fiorito, sì. Hanno fatto quello vedere in un posto che fioriva anche le rose. Il biancospino è quello all'angolo? Il biancospino è quello lì dove ci sono, appena dentro, dove c'è il bastello dove mettiamo dentro i sacchetti. Lì, appena lì fuori. Mm. Sì, sì, dove appoggi te la macchina. Ho visto che era fiorito, sì. Ma anche... Anche il trifoglio, quadrifoglio era fiorito, poi dopo la sera no. E perché fiorisce? Fa caldo una giornata, poi una giornata fa freddo, brucia tutto, ma non lo so. Non va bene, non va bene così far caldo così, no. Vabbè, se portassimo i fiori dentro a questa casa fiorirebbero tutti, sono 47 gradi. Ormai hai imparato a usare la stufa, pom 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 pom. 20 fa caldo adesso, abbiamo anche il termostato nuovo che non si rompe.
Cosa hai fatto? Il termometro, il termostato. Ah, c'è il mostro, sì, che si vede sempre, perché quello di prima non si vedeva mai. Ah, sì. Mezzogiorno in punto. Chi ha fame guarda intorno, mezzogiorno. Chi ha fame guarda intorno, magari trova qualcosa. Oggi troviamo il brasato con cornette. Cornette, tanti li chiamano fagiolini, io li chiamo cornette, cornette, cornette. Corna. C'hanno le corna dappertutto. Sì. A me piace le cornette, che tanti chiamano fagiolini. Fagiolini o cornette. Abbiamo tolto le pile alla Befana, così non fa più co, 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 co. Oh, quella Befana. Iniziava a fare un po' paura. Ma perché? Come sentivo il rumore? Ma è bella quella Befana. Sono stata contenta io. No, sono stato con i bei regali, dai, 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 dai. Ho ricevuto tanti bei complimenti e regali, sono contenta, sono contenta. Sono arrivate... Ma roba che c'è qua sotto il tavolo. È tutto sembra un magazzino. Ma... Vabbè. Vabbè, vabbè, vabbè. E ora, oggi vado a fare la spesa, quindi se serve qualcosa dimmi. Che vado da oggi, che domani hai al mio ginocchio. Ma non faccio in tempo. Dai, andiamo a preparare il pranzo, che facciamo mezzogiorno. Sì, mezzogiorno, guarda, si vede anche su un'altra sveglia. Miss D, ma che bella sveglia. Quella l'ha regalata la mamma. Quella lì.